ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video inizieremo il let's play a Sov, il primo ovviamente, perché il secondo non l'ho ancora fatto e lo farò con voi. Nuova partita, normale, un po' di cose le so già, un po', l'ho detto, non tutte, vabbè. Non guarderemo il filmato perché ho poco tempo per fare questo video. Aspettate che abbasso un po' il volume perché madonna. Allora, volume 5. Vai. Ritorno. Che cazzo è? Vai. Eccoci qua. In questo gioco saremo un detective che per le sue ossessioni di catturare Sov, Jigsaw, più o meno finisce con diventare una sua vittima. Vi lascio il video. Bene, in pratica bisogna liberarci perché sennò ci salta la testa. Ok. Allora. 4. Qua. Penso che bisogna muoversi. Mouse, sì. Quale cazzo di... 1. Ok, ci siamo liberati della trappola per orsi. Tra l'altro è al contrario, perché si dovrebbe chiudere. Urla un pochino. Allora, so già cosa bisogna fare, praticamente, le cifre sono 4, 3, 7, o, sì, 4, 3, 7 in pratica, le so già perché ho già visto vari video, anzi no, vi faccio vedere come si fa, è inutile perché sennò non sarebbe un let's play. Allora, dovrete chiudere tutte le porte, non vi preoccupate perché in questo... Sì, vabbè. Capisco chiuderle, ma non chiuderti dentro, idiota. Chiuditi. Poi, vedete? Guardate, un attimo che... Vedete, 3, 4, 7. Dovrebbe essere un po' più lontano. Ecco qua, 3, 4, 7. Non ingannatevi, quello è un 7, non un 1. Guardate, 3. 4, 3. 7. Avete visto? Si è aperta. Allora, possiamo continuare. Sono qui dentro, mi sentite? Non ti sento tanto bene, ma ci sono i sottotitoli, quindi in pratica sì. Allora, qua praticamente dovremo fare lavoro di squadra. Più che altro farei tutto io, anziché lui mi aiuti, faccio tutto io comunque. Questo video lo salto. Praticamente se non riusciremo a trovare la chiave in tempo, praticamente salta tutto in aria. Allora, accetta. Presa. Comunque è un fusibile. È facilissimo prenderle. Avete visto che ho fatto anche difficoltà normale, quindi... Ecco qua. Abbiamo già fatto. Ole. La prossima...
faremo prova richiederebbe le scarpe, ma dato che noi non ne abbiamo ci faremo del male perché per terra ci sono dei vetri e quindi cioè, ci dobbiamo camminare per forza. Allora. Aiaia. Vediamo un po' cosa c'è qua perché non ci sono mai andato. Porta sigillata. Ecco perché non ci sono mai andato, perché c'è veramente una sega. Allora, esamina cosa c'è. Siringa ipodermica. Bene. Allora, tre per iniettarti la siringa. D'accordo. Se volete, se vi piace questo gioco, vi farò anche un... cioè, come si dice? Non mi fai paura. Se volete, se vi piace questo gioco, vi farò un tutorial su come installarlo. Anche perché è veramente semplice. Sì, qui c'è la stessa trappola che c'è in SOV 2 all'inizio. La maschera chiodata in pratica. Adesso lo pesta, si spengono le luci, lo ritroveremo davanti. Guardate. Fine. È morto. Fine di merda, tra l'altro. Vi ricordo che se possibile chiudere tutte le porte. Perché ci sono molti nemici che dovreste sfidare. Ciao, Jigsaw. Te l'hanno mai detto che sembri un maiale? LOL. Dossier. Questa qui non dovremmo salvarla ora, ma... Ola, ola, non fa la buaia ola. Non dovremmo salvarla ora, ma più avanti perché non, cioè non so cosa dire. Non ci si potrà andare ancora. Ci importa una sega. Dobbiamo fare la prima parte, cazzo. Ma che cazzo, Matteo? Abbiamo pure salvato. Pure, no. Dislessia, portami via proprio. Adesso qua ci sarà la prima scena di combattimento. Eccoci qua. Premere Shift per la postazione da combattimento. Infatti, vedete? Sì, mi porta una sega. Aia, ma che cazzo? Vuoi attaccare? Come si fa? Non me lo ricordo. Aia! Bastardo, muori? Aiuto! Sì, la kit te la do un culo. Muori. Sì, guardate che fine di merda. Bella fine di merda. LOL. Non ve lo sareste mai aspettato, eh? Infatti, in molte... Come si dice? Molte porte. Ci saranno delle trappole che se voi non premerete il tasto, cioè 1, 2, 3 o 4, che verrà detto a destra, vi schianterà la testa. Guardate. 1. Infatti qua c'è un fucile a canne mozze, non so se si nota bene, aspettate. Ecco, vedete? Prendiamo delle bende e ci siamo curati. Qua non c'è niente, no. È sempre molto utile aprire tutte le porte, guardare anche nelle stanze che sembrano non esserci niente, perché molte delle volte le stanze che sembrano vuote contengono più cose di quanto possiamo pensare. Saltiamo sti video. Non possiamo? Ah sì. Ditemelo se volete che lo salti o no. Ora li salto per forza perché non ne ho tempo. Non ho tempo perché forse dovrò andare a cenare da mia nonna e quindi non ne ho tempo. Allora, scardiniamo questa porta. Allora, per scardinare è semplice, bisogna, vedete, tipo
queste due. Dio, ci sarà queste due, no? Allora, dovete fare in modo che si colleghino con gli stessi simboli. Per esempio, vedete qua, sono collegati. C'è questo bottone con il quadrato e qua c'è il bottone con il quadrato, vedete? Dovete fare in modo che si colleghino. Ecco qua, qua e qua. Avete visto? Si sono sbloccati. Al prossimo checkpoint che troverò dovrò staccare perché c'è questa parte, se no mi viene lunga tipo quanto. Un casino, ciao, bellissimo. Mi viene lunga un casino, mi pesa tanto perché io registro con Dxtery. Dossier. Ecco qua, c'è il checkpoint. Quindi raga, devo staccare. Ci vediamo alla prossima parte. Spero che questo video vi sia piaciuto. Commentate, votate, iscrivetevi, mettete un bel mi piace. Ciao e alla prossima.